divisioni per il porta a porta che diventano delle vere e proprie barriere architettoniche. Succede anche questo a Torre del Greco. La denuncia ai microfoni di TV City arriva dal Comitato delle Mamme Disabili. Cinzia Pagano in rappresentanza del Comitato Mamme Disabili di Torre del Greco. La vostra associazione oggi alle nostre telecamere vuole denunciare una situazione molto spinosa, vale a dire la presenza dei nuovi bidoni per il porta a porta su marciapiedi in molte zone della città che sono diventati delle vere e proprie barriere architettoniche. Sì, in rappresentanza del Comitato Disabili Torresi vorrei appunto denunciare questo. Veniamo da 2 mesi e mezzo di lockdown dove i nostri ragazzi disabili pazientemente hanno ascoltato il fatto di dover stare chiusi in casa. Quando ci siamo ritrovati a poter uscire, quindi approfittando un poco delle belle giornate, ci siamo trovati di fronte a questa situazione dove i ragazzi in carrozzina, nello specifico, ma anche quelli che deambulano, hanno avuto e hanno serie difficoltà per camminare, perché di fatto i marciapiedi sono stretti, perché la nostra città territorialmente è concepita in questo modo, e quindi i ragazzi non si può camminare, parcheggi non ce ne sono, quindi se uno vuole scendere con la macchina di fatto il parcheggio della macchina non c'è, se uno riesce a scendere a piedi deve fare veramente degli slalom con la carrozzina, con i ragazzi, prenditi per mano, attenzione alle macchine, ai bidoni, quindi la situazione è veramente inconcepibile. Noi siamo rimasti veramente senza parole. I bidoni sono stati messi nel periodo dove si usciva raramente, quindi ci siamo trovati di fronte a questa situazione che francamente non ci piace proprio. Quale zone della città, in quali strade in particolare avete riscontrato questi disagi? Allora, io nello specifico mi sono trovata sulla zona di via Circunvallazione dove c'erano marciapiedi stretti, ma più che altro quella è una strada a scorrimento, dico quasi veloce, quindi se tu scendi dal marciapiede per svincolarti del bidone ti trovi un camion dietro, io non lo so, è francamente molto pericoloso. Nello specifico qui dove ci troviamo, se vedete, i bidoni stanno sul marciapiede, quindi non lo so come bisogna passeggiare. Suo appello all'amministrazione comunale? Il mio appello è quello innanzitutto di verificare questa situazione, perché francamente io non lo so chi ha concepito questa situazione di questi bidoni. Sono qualcuno è piccolo, ma poi ci sono quelli che sono veramente grandi e sono ingombranti. Poi lo state vedendo voi in questi giorni, il servizio di fatto non funziona. Intervenire, è uno spreco, un po' la città è un poco indisciplinata, però francamente la situazione di fatto non funziona proprio. Una situazione inaccettabile e pericolosa, soprattutto in quelle strade dove i marciapiedi sono stretti e la presenza dei nuovi cassonetti rende difficoltoso il passaggio dei pedoni, in particolare di persone con disabilità. Della problematica rifiuti, naturalmente voi siete preoccupate per i vostri figli perché, come lei diceva prima, per 2 mesi sono stati chiusi in casa e adesso che vorrebbero uscire non sappiamo come fare perché lungo la strada ci sono queste nuove barriere architettoniche. Esatto, poi non ne parliamo, la problematica dei disabili è un attimino anche più ampia, i centri diurni che funzionavano a fatica, voi lo sapete, le battaglie che abbiamo fatto. Attualmente sono chiusi, i ragazzi stanno in casa, non possiamo uscire, non si può andare a mare, l'unico posto che potrebbe essere un attimino più sicuro dall'emergenza Covid è quantomeno stare un po' all'aperto, quindi fargli fare una passeggiata, questo ci ritorna.